Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai parafarmaci, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il parafarmaco Interced. A cosa serve? Interced è un parafarmaco appartenente alla categoria degli dispositivi per la prevenzione delle aderenze post-operatorie. È commercializzato in Italia dall'azienda Johnson & Johnson Medical S.p.A. Informazioni commerciali. Titolare: Johnson & Johnson Medical S.p.A. Concessionario: Johnson & Johnson Medical S.p.A. Categoria di appartenenza: dispositivi per la prevenzione delle aderenze post-operatorie. Confezioni: Interced barriera antiaderenziale in cellulosa ossidata e rigenerata riassorbibile 10 pz cm 7,6 x 10,2. Indicazioni: la barriera antiaderenziale assorbibile ginecare Interced è indicata quale coadiuvante negli interventi di chirurgia generale e ginecologia a livello addominale e pelvico per ridurre l'incidenza, l'entità, la gravità delle aderenze postoperatorie, dopo aver scrupolosamente ottenuto l'emostasi. Da un punto di vista clinico, non sono state provate la sicurezza e l'efficacia del prodotto nelle prevenzioni delle aderenze postoperatorie in applicazioni diverse dal campo ginecologico. Descrizione e caratteristiche. Ginecare Interced è un coadiuvante chirurgico specificatamente indicato nella riduzione delle aderenze postoperatorie nella chirurgia pelvica ginecologica e addominale. È costituito da un materiale assorbibile che forma un rivestimento protettivo sulle aree peritoneali cruentate, permettendo una riperitonealizzazione durante i giorni critici che seguono l'intervento. Ginecare Interced agisce come una barriera meccanica, mantenendo separate le superfici tissutali opposte. Numerosi studi internazionali ne dimostrano l'efficacia e la sicurezza, con un'efficacia doppia rispetto all'utilizzo della sola tecnica chirurgica. Ginecare Interced dà luogo ad una minima reazione tissutale punto e l'assorbimento completo avviene in 28 giorni. Ginecare Interced non favorisce la crescita batterica. Ad oggi, non sono stati osservati effetti collaterali sull'uomo. Avvertenze: Ginecare Interced è stato preventivamente sottoposto ai test di allergenicità e tossicità prima dell'immissione sul mercato. Sino ad oggi, non sono stati osservati effetti collaterali correlati all'uso di Ginecare Interced sull'uomo. I materiali impiegati sono atossici e biocompatibili. Evitare l'uso della barriera Ginecare Interced in presenza di infezioni conclamate. Non usare Ginecare Interced come agente emostatico. L'emostasi va dapprima raggiunta usando mezzi idonei, poiché l'efficacia della barriera antiaderenziale viene ridotta se a satura di sangue. La barriera Ginecare Interced non deve essere impregnata di agenti antinfettivi o di altri materiali, quali sostanze emostatiche o tamponi. Non usare Ginecare Interced in associazione a preparati di trombina, poiché il basso pH del prodotto. Ginecare Interced inattiva l'enzima. Poiché copyright l'assorbimento della barriera Ginecare Interced potrebbe essere ostacolato nelle aree cauterizzate chimicamente, applicare nitrato d'argento o altri prodotti chimici scarotici prima di usare il prodotto. Ginecare Interced è stato preventivamente sottoposto ai test di allergenicità e tossicità prima dell'immissione sul mercato. Sino ad oggi, non sono stati osservati effetti collaterali correlati all'uso di Ginecare Interced sull'uomo. Validità: 5 anni dalla data di sterilizzazione. Si consiglia di conservare Ginecare Interced a temperatura inferiore ai 30 gradi, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Si deve fare comunque riferimento a quanto riportato sulla confezione esterna o sulle istruzioni interne. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo parafarmaco esaminato.